Καληνύχτα, πέρα για πέρα. Καληνύχτα, πέρα για πέρα. Buonanotte, buonanotte, signorini, signore, signorini, signores e signori. Bambini. Bambini e ragazzini e per tutti. Buonanotte. Buonanotte. Vogliamo dare una piccola spiegazione di questo spettacolo perché a parecchi forse sono sembrato un po' oscuro o non troppo chiaro. Cioè il personaggio principale, come avevamo detto, è Karaiosis. Karaiosis è un po' il Pulcinella della Grecia e l'argomento della rappresentazione di stasera era il matrimonio di Karaiosis, il quale aveva espresso il desiderio di sposarsi, però un suo amico vuole combinargli uno scherzo. E cioè, questo è Karaiosis. Ecco, poi c'è il figlio maggiore di Karaiosis. Sono visibili da una parte e dall'altra.
stenalia della piccola stenalia. Ringraziamo e ci complimentiamo. Lume, che le come bravo per la rappresentazione che avete voluto farci. Ja, ti imparasta si può una sposa che posso. Non avendo trovato qualche cosa di stenalia, qualche documento. E la mia sostosa ma qualche sternatia o perga l'opera tecnica di sternatia mi sono permesso di prendere un documentario delle torri marittime e vedo è una biblio metus virgus in eiros pinacti risalendo della costa di Otranto, proprio della costa che è poi vicina a voi, quindi più condivi. Ευχαριστώ την καρδιά μου. Τα δώρα σας αυτά είναι δώρα πολύτιμα για μας. Θα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός για να θυμόμαστε και εμείς την αποψινή συνάντηση και σας περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έρθουμε ειδικά για το χωριό σας να δώσουμε περισσότερες παραστάσεις. Εάν κάτι δεν πήγε καλά. Η πρεζεντασιόν, η γέντε της Στεναρία, η γνώση του.